E ecco come avvenne che durante il penultimo giorno di lavoro, i detenuti che lavoravano sul tetto della fabbrica nella primavera del 49 si misero seduti alle 10 in punto di mattina e bevvero birra doppio malto gelata a dovere, per gentile concessione dell'aguzzino più spietato che abbia mai messo piede a Shoshè. Bevetela finché è fredda, signorine. Quella colossale testa di cazzo riusciva persino a sembrare magnanimo. Stavamo lì seduti, il sole ci picchiava sulle spalle e ci sentivamo liberi. Era come se stessimo asfaltando il tetto di casa nostra. Eravamo i signori dell'intero creato. Quanto a Andy, rimase tutto il tempo seduto in disparte, con uno strano sorriso stampato in faccia, e ci guardava bere le sue birre. Ehi, ne vuoi una, Andy? No, grazie. Ho smesso di bere. Voi potreste pensare che lo fece per ringraziarsi i secondini, o magari per farsi qualche amico tra di noi. Invece io penso che l'abbia fatto per sentirsi di nuovo come tutti gli altri, anche se solo per poco tempo. Vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back, 1 for each of your victims. So be it. Andy came to Shawshank Prison in 1947. Why'd you do it? I didn't, since you ask. You can fit right in. I must admit, I didn't think much of Andy the first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk, a talk that just wasn't normal around here. There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside they can't touch. What are you talking about? Hope. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Damn it, dear friend, you're putting me to hide. Hope can drive a man insane. You better be sick or dead in there, I kid you not. I better get used to that idea. Oh, my holy God. I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living, or get busy dying. Get busy living. Or get busy dying. That's damn right.